Questa frase che ha raccontato Claudio di questi due uditori mi fa venire in mente due episodi, uno durante il fascismo, e uno noto alla polizia d'allora per essere un sedizioso, cioè un antifascista praticamente. Tornava a casa una sera, l'hanno fermato, una pattuglia l'ha fermato e ha detto: cosa fate ancora in giro? Andate a letto a dormire. E lui fermato ha detto: me a ca a letto a il vago, ma dormire può dormire son per a me. Un'altra era un'osteria che era di fianco al teatro comunale, lì, adesso mi ricordo come si chiama quella strada lì, lì sotto alla, al guasto. C'è un'osteria, forse c'è ancora, non lo so, non c'è più, ah, no. Era l'oste e un cliente abituale, un amico dell'oste, che poi beveva, ma anche l'oste beveva. E verso una certa ora erano due tondi lì. E l'oste cacciava fuori quell'altro che diventava moletto. E diceva: fuori dal mio esercizio. Ho detto fuori dal mio esercizio. E l'altro diceva: ah, c'è fuori dal tuo esercizio? Ahi va, ma perché dentro il mio mai più? Poi lo scherzo dopo: ciao Gino, eccomi qua ancora. Tipi, osteria però è una parola non antichissima. I romani non conoscevano la parola osteria. Osteria viene da ostis, che vuol dire due cose, sia lo straniero praticamente, il nemico o anche quello da ospitare. E i romani avevano invece la voce caupona, e l'oste si chiamava caupo. Bevevano, cosa bevevano i romani? Dal vinas. Perché non sappiamo bene come... C'era il Trebulanum, il Falernum, c'erano questi vini, ma non si sapeva, perché i romani non bevevano il merum, cioè che era il vino schietto. O tagliavano con dell'acqua, o mettevano la resina, come fanno ancora i greci, che dovrebbero essere puttanai, ghiaccianti. E lo tenevano dentro alle anfore, che infilavano nei buchi del banco, come si vede a Pompei. Osteria, anche nel Medioevo, non è osteria, taverna dell'osteria. A Bologna con gli studenti c'erano moltissime taverne e dei regolamenti curiosi. Per esempio, gli studenti avevano, credo, il primo mercoledì di ogni mese a saltare le lezioni per andare a bere more solito. Cioè, secondo il costume abituale, loro mercoledì saltavano le lezioni per andare a bere del vino. Ma anche i latini, Cicerone, che ha fatto sudare tanti di noi a scuola, ha scritto che amava concursare circuntabernas. Cioè, amava andare in giro per osterie, insomma, praticamente. Orazio, anche lui parla di vino, invita l'amico mecenate a bere vino in boccali di poco conto, però non amava i poeti che si presentavano la mattina ubriati di mero, cioè di vino puro, insomma. Ma era un vino probabilmente che noi non avremmo apprezzato. Ci sono tanti editti che riguardano le osterie. È curioso che l'osteria che ha nominato prima Claudio, l'osteria del Sole, sia la più antica osteria attestata a Bologna nel 500, alla fine del 500. Un'altra osteria attestata in quel periodo è l'osteria del Chiucchiolino, vuol dire della piccola balla, il Chiucchiolino, che è a Ferrara. Se uno guarda lo stupendo Duomo Romanico a sinistra, c'è una tavoletta lì, c'è l'osteria del Chiucchiolino, e lì andava a bere personaggi come Copernico, come Ariosto, come Tasso, insomma. C'è gente. Niccolò Machiavelli, mandato in esilio da Firenze, si ritira nei suoi poderi in, adesso non mi ricordo quale zona della Toscana, e scrive che amava ingaglioffirsi con i villani, bevendo e giocando a trick track, che sarebbero backgammon, insomma.
tutto. E questi personaggi andavano. Cesare Borgia, arrivato a Bologna, non viene ospitato, ma si ferma in osteria del Ponte Lungo, dove preferiva fermarsi lì, per cui era gente che magari andava a letto, non sapeva se la mattina dopo si sarebbe alzata o meno, eccetera. E noi amavamo, dicevo prima, l'osteria dei poeti, sognare questi personaggi, sognare François Villon, poeta del 400 francese, che viene accusato e condannato per omicidio, pena poi ridotta dal re, perché è poeta, condannato in piccagione, poi ridotta la pena, poi lui non sa più niente. Un poeta e drammaturgo elisabettiano, Christopher Marlowe, muore accoltellato in una ristretta osteria. E noi sognavamo queste osterie, magari in compagnia di qualche avvenente ragazza di costumi facili, bella come erano belle le partigiane francesi dei film americani dei tempi di guerra, insomma, che io non ho mai capito come le partigiane francesi fossero delle gnocche impressionanti. E quindi frequentare queste osterie ci dava, non dico un brivido, ma sognavamo, no? scrivevamo sciocche poesie in giovanili. E questo era un po' l'osteria, insomma. E Mitelli, l'incisore Mitelli, fa una specie di gioco dell'oca parlando in tutte le osterie bolognesi. Ogni osteria la lega alla pietanza speciale, alla pietanza principale. In queste osterie, diciamo nel Settecento, cita appunto l'osteria del Sole, buoni ranocchi, vicolo dei ranocchi, no, buone frittate. Che è l'unica rimasta del gioco. L'unica rimasta, sì, queste vecchie osterie.